terza puntata live X Factor 2017. La prima a cantare è Camille, under donne, che canta Royals di Lord. Levante le ha permesso anche di scrivere alcune barre di rap nelle strofe della canzone. Io l'ho trovata una bella performance e anche piuttosto grintosa. Fedez invece è convinto che dovrebbe assegnare a lei altri pezzi, facendo capire che forse sotto la sua ala sarebbe riuscita a valorizzare ancora di più le sue doti. Mara l'ha trovata una bella esibizione, ma poco emozionante. Subito dopo cantano i Ross, che cantano Supermassive Black Hole dei Muse. Fedez pensa che l'energia iniziale non sia stata mantenuta fino alla fine. Però il gruppo ha fatto una buona performance a mio avviso, anche se non mi sembra precisissima la frontwoman Camilla. Lei ha una forte personalità che riesce un po' a coprire un po' le sue lacune. E comunque l'hanno fatta alla loro maniera, e del resto la stupenda voce di Matthew Bellamy dei Muse penso sia inimitabile. Poi è il turno di Lorenzo Licitra, che canta Sere Nere di Tiziano Ferro. Fedez è sempre piuttosto cattivello con Licitra, lo paragona ogni puntata a qualche altro cantante e questa volta dice: mi ricordi Massimo Ranieri, che è un bene ma è di un'altra generazione. Io sono più d'accordo con Levante, che dice che avrebbe potuto nella sua versione cantare alcune parti in maniera un po' più cantate da tenore, come faceva all'inizio, che contaminava il pop e la lirica. Comunque devo dire che ha cantato molto bene. Dopo canta Samuel Storm, che canta Super Rich Kids di Frank Ocean. Io penso che, dato che recentemente Samuel ha avuto problemi di tracheite, non fosse nel pieno delle sue forze, perché questa volta l'ho trovato un po' più sottotono rispetto alle altre volte. Emanuele Agnelli l'ha un po' ripreso dicendogli: devi iniziare a fare di più, non deve bastarti il bellissimo timbro di voce che hai. Gli ultimi a cantare della prima manche sono i Maneskin, che con Somebody Told Me dei Killers spaccano di brutto, tanto che Fedez dice: non dovrei dirlo, ma siete tre spanne sopra tutte le esibizioni che abbiamo sentito finora. Dopo l'ospite Michele Bravi, che sale sul palco a cantare, viene decretato che in ballottaggio della prima manche andranno i Ross. Inizia la seconda manche con Rita Bellanza delle Underdonne di Levante, che canta Lost on You di LP. Fedez dice: è stata la tua peggior performance. Enrico Nigiotti canta Il mio nemico di Daniele Silvestri. Allora, qua c'è stata un po' una discussione, perché Fedez diceva che la canzone sapeva un po' di vecchio, visto che il tema della serata era le canzoni del terzo millennio, e poi dopo invece Manuel Agnelli diceva: non è la canzone ser vecchia, è lui che la rende vecchia. E poi Manuel gli ha anche detto: non hai una elasticità vocale che ti permette di essere un interprete, e purtroppo durante questa gara ci sono molte canzoni che vogliono interpretare perché sono cover, quindi... E quindi dopo si è irritata molto Mara Maionchi, ma potete immaginare. Dopo sono arrivati Sam e Stan, che uno aspetta per vedere sul palco cosa faranno stasera. Ecco, va bene, la live, nel terzo live cosa hanno combinato? Beh, hanno fatto una performance, beh, a parte che hanno cantato bene ed è stata molto divertente l'esibizione, la performance, però è stata, come faccio a raccontarvelo se non l'avete visto? Comunque è stata un'esibizione sensuale con un gruppo di ballerini e ballerine, tanto che a un certo punto Manuel Agnelli ha detto la battuta: io ho chiesto alla produzione se potevo andare lì in mezzo sulla scena, sul palco, e mi hanno detto di no. Vabbè, quella lì era una battuta, però è sempre divertente, le loro coreografie, cose così. E niente, sono stati davvero molto bravi, secondo me. Gabriele Esposito ha cantato Growing Up di Macklemore e Ryan Lewis featuring Ed Sheeran. È un brano che parla di un padre che si rivolge alla figlia che sta per nascere. Però praticamente gli hanno detto che forse per lui non era adatta, che ci voleva una persona più matura per portare una canzone del genere, vabbè. E per ultimo ha cantato Andrea Radice, che ha cantato I Need Dollar di Aloe Black. Allora, è stato sempre molto divertente, lui è molto simpatico, poi è molto bravo, è bravissimo, ha una voce pazzesca. Però Agnelli ha avuto da ridire, perché ha detto che lo piacerebbe sentire in italiano, magari cantare delle canzoni di Napoli centrale, insomma, delle canzoni insomma in italiano, perché quelli lì sembravano esercizi di stile, ecco, insomma,
Dopo c'è stato l'ospite Harry Styles, quello che cantava nei One Direction, che ha cantato Sign of the Times, e subito dopo della seconda mancia è stato decretato che sarebbero andati in ballottaggio Sam e Stan. Quindi Sam e Stan si sono dovuti scontrare con i Ross. I Ross hanno cantato Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli, mentre Sam e Stan hanno cantato This is not a love song dei Phil. I giudici hanno fatto in maniera che si arrivasse al tilt per far televotare da casa. E il televoto del pubblico da casa ha deciso che Sam e Stan dovevano lasciare X Factor. Sono stati eliminati Sam e Stan. È un vero peccato, a me è dispiaciuto moltissimo, non se lo meritavano assolutamente. Poi quella serata lì del live, che secondo me hanno fatto proprio delle belle performance e sono sempre migliorati di più di puntata in puntata, è un vero peccato. Comunque è una gara e si sa che pian piano ne rimarrà solo uno. Niente, comunque in bocca al lupo per Sam & Stan con quello che faranno dopo. Intanto devono anche aprire un concerto degli After Hours tra poco, quindi già quello è già un bellissimo segno di riconoscimento. Ciao allo svideo!